parliamo di harem, di chiusura, di donne chiuse, di donne che vogliono liberarsi, quindi è una storia di donne, quindi è una riflessione sulla condizione della donna nel filo degli anni, dei secoli. Le cose sono cambiate e non in bene, secondo me c'è una grande regressione nei diritti delle donne. Questa operazione che voi avete fatto di inclusione del pubblico nella scenografia ha un significato particolare? Vuole portare più dentro lo spettacolo il pubblico? Beh sì, intanto ha un effetto emozionante, perché il fatto di sentire gli attori a pochi metri di distanza, di sentire i rumori dei loro passi sul marmo, l'acqua che corre, i profumi, tutto rende tutto più evocativo ed emozionante, ma non è questo il motivo più profondo di questa scelta. Il motivo è proprio quello che lo spettacolo ha come stile narrativo il racconto più che la rappresentazione, cioè proprio soprattutto attraverso l'interpretazione di Serra Ilmaz è come se ci riunissimo in casa di qualcuno intorno a un fuoco, intorno a tavola, quando gli attori guardano in faccia gli spettatori, quindi se vedono ritornarsi indietro un sorriso, uno sguardo d'attenzione, qualcosa, la loro recitazione subisce delle accelerazioni, dei rallentamenti e questo fa sì che lo spettacolo, penso sono 11 anni, quindi non l'abbiamo mai modificato, è rimasto sempre uguale, eppure non credo che sia mai stato uguale una sera rispetto a un'altra.